Esattamente 60 anni fa, nel dicembre del 1953, a Chicago, nelle edicole, apparve questo, il primo numero di Playboy, rivista che avrebbe, con la copertina fatta con la fotografia di Marilyn Monroe, segnalato, non creato, l'avvento di quella che oggi chiamiamo la rivoluzione sessuale. Fece piacere a molti, fece arrabbiare molti, soprattutto molte come Gloria Steinem, come le protofemministe che si scagliarono contro la mercificazione delle donne, contro i club con le donne vestite da conigliette, ma oramai il gatto era fuori dal sacco. Playboy era stata la rondine, non la creatrice, la rondine che aveva segnalato un cambio di stagione nel costume prima dell'America e poi del mondo. E adesso ha 80 anni suonati, Hugh Hefner vive dignitosamente il tramonto, vive gli scampoli del suo erotismo patinato nella sua casa e si concede ancora un po' di ironia, perché nel numero per l'anniversario dei 60 anni di Playboy, ecco cosa ha messo in copertina, dicembre del 2013, una bellissima donna, Kate Moss, vestita da coniglietta, proprio l'uniforme che tanto aveva fatto infuriare le donne negli anni 50.